Voglio riportare le parole che ha detto Fabio Ferraresi prima al presidente Sebastiani, ha fatto i complimenti per aver portato un giocatore come te in Serie C, oggi ancora tanta qualità, certo avete sofferto un po' alle spalle tue però quando Casarotto prendeva campo. Sì, loro sono in squadra fastidiosa, lo sapevamo, anche fisicamente dobbiamo ancora crescere, secondo me da un mese che non giochiamo, io ancora di più con gli infortuni, quindi meno male che abbiamo vinto. Però nella fase offensiva hai fatto una gran partita di qualità. Sì, abbiamo fatto bene con Mero, Conce. Il mister aveva chiesto questo, a giocare insieme, più insieme che all'andata, quindi secondo me abbiamo fatto un po' meglio. Cosa è cambiato nel secondo tempo? Perché la Virtus alle spalle tue, alle spalle del centrocampo non ha più spaventato. Secondo me noi quando mettiamo la testa sempre dritta, facciamo quello che sappiamo fare, davanti secondo me arriverà sempre il gol o l'azione pericolosa. Ti chiedo un'ultima cosa prima di una domanda di Fabio Ferraresi da studio, ti chiedo dove vuole arrivare adesso Raffià, dove vuole arrivare questo Pescara? Con il Pescara al più alto possibile, adesso sono a 100% con il Pescara perché già il Pescara mi ha dato fiducia e quello non si deve dimenticare, loro mi hanno portato qua, il presidente e anche il direttore mi ha dato tanto di fiducia, con gente non me l'hanno dato a gennaio, poca gente che credeva in me, sesto alla Juve, quindi oggi sono contento di stare qua. C'è un avversario tra Entella, Crotone, Pordenone e Cesena che vorresti evitare? No, sinceramente no, l'ho già detto, no. Non preferisco niente, ho fiducia in noi stessi. L'ultima da Fabio Ferraresi in studio. Fabio, o Massimo, Fabio. Ci mancherebbe. Fabio. No, io ragazzo che stimo tanto e credo che sia veramente il valore aggiunto di questa squadra, chiedo cosa gli manca dal suo punto di vista per fare un altro tipo di carriera, qualcosina dal punto di vista tattico-difensivo o forse cambiare ruolo e magari arretrare un attimo la posizione per giocare a livelli un po' più alti. Ti chiede Fabio Ferraresi cosa ti manca secondo il tuo punto di vista per giocare a livelli un po' più alti, qualcosa in fase difensiva, qualcosa di tattico? Già per iniziare la mezzala in Serie C anche a livello professionista è nuovo per me, quindi sto imparando sempre, secondo me perdere meno palla, rischiare un po' meno, però quello è il mio gioco, quindi quando faccio il mio gioco non sto pensando, faccio al volo così, quindi gestire un po' meglio la palla e recuperare un po' più di pallone nel centrocampo.